Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con la video recensione del terzo episodio della quarta stagione di How to Get Away with Murder, andata in onda giovedì sera negli Stati Uniti. Come al solito si è trattato di un episodio avvincente e quello che mi sta piacendo di questa stagione è il fatto che si stia scavando molto fortemente nella psicologia dei personaggi, chiaramente in primis in quella di Annalise, facendo sentire ciò che è l'angoscia in maniera prepotente e decisamente coinvolgente, cosa che io negli show amo sempre molto, anche a costo di rinunciare ad un po' di adrenalina, che comunque qui non manca mai. Ma andiamo subito ad analizzarlo un po' meglio. Nella parte iniziale sono riuscita bene a mettermi nei panni tanto di Laurel quanto di Michela. La prima infatti si è vista a togliere l'uomo che amava e padre di suo figlio da colui che l'ha messa al mondo e poi costantemente delusa. La seconda, dopo un'intera esistenza complicatissima, ha finalmente trovato il vero amore e il lavoro dei sogni e chiaramente non ha la minima intenzione di rischiare di perdere tutto e oltretutto mettere a rischio la propria vita per l'ennesima volta. A tratti Laurel potrebbe sembrare anche egoista, ma chi in una situazione del genere non farebbe di tutto aggrappandosi a qualsiasi appiglio? Chiaramente il fatto che venisse scelta proprio quella come domanda che avrebbe fatto vincere la Coppa Michela è stato un espediente molto prevedibile, ma comunque una genialata, ed era evidente sin dal primo istante che Michela sarebbe tornata sui propri passi. E comunque, cari miei soci dello studio Kaplan & Gold, potete fare quello che volete, ma i livelli delle competizioni che metteva in scena Annalise non li raggiungerete proprio mai. Ad ogni modo, sono molto curiosa di capire quale sarà il vero ruolo di Simon in questa stagione. Ammetto che mi sia molto dispiaciuto il modo in cui è stato liquidato nella stagione scorsa. E se questa volta, ad esempio, finisse col collaborare magari con Michela per aiutare Laurel piuttosto che continuare a rivaleggiare in maniera sterile rimanendo un personaggio monodimensionale, secondo me potrebbe riservarci delle belle sorprese e avere una svolta interessante. Ribadisco poi di essere molto contenta per il fatto che si sia tornati nelle aule di tribunale, anche perché in questo momento Annalise, essendo totalmente sola, può essere la regina incontrastata del foro americano. Se poi me la ritrova ad interrogare Nate, che continua a ribadire di essere stato promosso ispettore capo anche se non ci crede nessuno, e che la chiama signora mentre lei lo demolisce in 5 secondi per la sua incompetenza, preparo subito 8 kg di popcorn per godermi al meglio lo spettacolo. Lui tra l'altro, a mio avviso, nel continuare a fare squadra con Bonnie e nel coinvolgere anche Oliver contro Annalise è proprio ridicolo, non ci sono altre parole per definirlo. È indubbio, Annalise è assolutamente difficile da gestire e può ferire molto, ma questi due stanno davvero dimostrando oltremodo di essere piccoli, perché incapaci di andare realmente avanti con le proprie vite e pronti solo a vendicarsi in maniera bieca, peraltro mettendo di mezzo una bambina di 12 anni e rovinandole la vita senza nessun motivo. E la scena del parcheggio, avrei proprio voluto che Annalise riuscisse a menarli come se non ci fosse un domani. Comunque, a parte questo, il caso mi è piaciuto davvero molto. Non solo perché si è parlato di quanto sia sbagliato basarsi sui pregiudizi, ma perché ho trovato decisamente azzeccata la caratterizzazione del personaggio del capo dei difensori d'ufficio. Assolutamente impossibile da odiare per la situazione nella quale si è ritrovata ad operare e per l'umiltà e la forza con la quale è riuscita ad ammettere il proprio errore. Quel ciao finale tra padre e figlia, che potrebbe rappresentare come no un nuovo inizio, secondo me è stato decisamente toccante. Così come la presa di coscienza di Annalise, anche se continua a non volerlo ammettere, di aver agito in maniera scorretta perché frustrata dalla possibilità di non riuscire a salvare le persone se non troppo tardi. Infatti, porcaccia di quella miseriaccia, ma perché mi avete fatto fuori Jasmine? Lo so, dopo il discorso fatto da Annalise nel passato episodio al terapeuta e dopo averla vista nel previous Leon, era impossibile fare delle previsioni positive, ma è possibile che Ike debba continuare a perdere tutte le persone a cui tiene di più, oltretutto dovendo già lottare per rimettersi in piedi, fronteggiare gli attacchi poraci della gente che la odia e riuscire a tornare a non bere? Caro Pete, lo so che sei BFF di Shondona, però una certa anche basta, perché è una cosa veramente intollerabile. No, comunque il rapporto che si sta formando tra Annalise e il terapeuta mi affascina davvero molto. Dal mio punto di vista, lui gli ha detto delle cose molto giuste, perché è verissimo che Annalise ha una personalità complessa, ama vincere e sentirsi importante, a tratti è megalomane. Ma è altrettanto vero che in questo momento ciò che le preme più fortemente è salvare davvero qualcuno, come non è riuscita a fare con suo figlio prima e con Wes poi. È innegabile però che lo stia facendo con un approccio sbagliato, e il fatto che veda un nemico nel terapeuta, qualcuno che le vuole togliere potere, che la vuole distruggere e che è uguale a Sam, per il solo fatto di dirle di pensare per una volta a se stessa, denota sicuramente un malessere molto profondo e radicato, difficilissimo da estirpare. E cambiando invece discorso, farei un appello nei riguardi di Frank. Quest'uomo ormai passa la vita a studiare per i test d'ingresso, dopo aver
aver preparato il pollo alla parmigiana, ora sei messa a dare retta ad Asher e a preparare le polpette per ottimizzare le intervention fatte per gli studenti confusi. Si propone come organizzatore di baby shower e poi utilizza il suo fascino per convincere donne disagiate ad offrire lavoro ad ex incinte che vogliono solo cercare vendetta. Ed ha finito con l'utilizzare il suo prezioso talento fatto di furti di fascicoli e reperimento di informazioni importanti solo una tantum. Quindi vi prego, ridateci al più presto l'uomo d'azione che non deve chiedere mai, che amiamo tanto, perché qui si rischia davvero un punto di non ritorno e non vorrei ritrovarmelo con in mano l'uncinetto. Chiaramente è la scena di Asher ubriaco e depresso che comincia a pensare ad una possibile carriera da spogliarellista, con tanto di arrivo dei padri di Connor mi ha stesa, e sono davvero curiosa di capire dove si andrà a parare con questa storyline e come farà il povero Oliver ad affrontare tutti i disagi che si profilano all'orizzonte. Mentre per quanto riguarda il finale, inevitabilmente come al solito mi ha portata ad imprecare come se non ci fosse un domani. Che cavolo ci fa Michela con gli abiti insanguinati? A chi si sta riferendo quando chiede al terapeuta se lui è morto? Al bambino di Lore, dato che gli hanno fatto dire che è un maschio, oppure più probabilmente a qualcun altro? Il sangue sui vestiti di Michela è lo stesso trovato nell'albergo di Annalise? E ancora poi non abbiamo capito come cavolo Lore l'abbia scoperto che l'assassino di Wes sia il padre. Una cosa è certa, io non vedo l'ora di scoprire tutta la verità e ogni volta aspettare una settimana è un autentico incubo. E comunque sì, cara amici, sappi che se questa serie andrà avanti alla fine morirete tutti, quindi fatene una ragione per tirare le fila. Come al solito l'episodio mi è piaciuto, non riesco in questo momento a fare teorie perché potrebbe essere vero tutto e il contrario di tutto, quindi per adesso mi godo lo spettacolo e vediamo che cosa succederà. E voi che mi dite, vi è piaciuto questo episodio, non vi è piaciuto? Cosa pensate che vedremo prossimamente? E soprattutto, che fine ha fatto il marito di Viola Davis? Ditemi tutto con un commento. Io per adesso mi fermo qui, vi do appuntamento la prossima settimana con una nuova video recensione. Vi lascio nell'info box oltre link ai miei social anche link della pagina How to Get Away with Murder Italia, di una pagina dedicata all'universo Shondaland e della pagina Traduttori Anonimi. Se questo video vi è piaciuto spolliciate verso l'alto e se non l'avete ancora fatto e vi va, vi invito a iscrivervi al canale. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!